nasce sulle stesse basi dell'Insignia, la berlinona di casa Opel. È cresciuta di 17 cm rispetto alla precedente e ora è lunga 4,42 metri. Le dimensioni superiori alla media non portano però grossi vantaggi in termini di abitabilità. Metro alla mano, lo spazio è più o meno lo stesso delle concorrenti. Anzi, a voler essere pignoli qualche centimetro in più per le gambe e per la testa di chi sta dietro, sarebbe benvenuto. Il rumore del motore è ovattato a tutti i regimi, al minimo poi quasi non si sente. Il merito è anche di un sistema elettronico che gestisce l'assetto e lo adegua alla velocità e allo stile di guida. Si tratta di un optional da 850 euro con il quale il pilota, oltre al settaggio di base, può avere sospensioni più morbide, tour, o più durette, sport. Un nuovo 1.4 turbo figlio del downsizing, la riduzione di cilindrata oggi tanto di moda. La bella risposta dello sterzo, che ti fa sempre capire quello che le ruote stanno facendo, invoglia una guida un po' più dinamica e appena si preme il tasto sport, il Flex Ride rende subito l'astra più piatta e meno propensa al rollio.